Buonasera a tutti, benvenuti. Diamo formalmente inizio a questa terza edizione delle Giornate di Letteraria, un festival a nostro avviso, io porto il saluto da parte dell'amministrazione comunale, estremamente importante, che nasce dal basso e dalla forza di volontà, dall'entusiasmo di insegnanti e di ragazzi che si sono messi a disposizione in una manifestazione che sta crescendo per quello che ci riguarda nel modo giusto, e cioè non è solo una kermesse importantissima di intellettuali, di scrittori, di figure del mondo della cultura che difficilmente intercetterebbero la nostra città senza questa occasione, ma è anche una straordinaria occasione di coinvolgimento di tanto pubblico della cultura di domani, 800 lettori mi si dice quest'anno, quindi c'è un bilancio notevolissimo, tanti gruppi di lettura che lavorano con un'assunzione di responsabilità ben precisa, leggere, analizzare, giudicare e quindi entrare nei meccanismi del valore della scrittura, che mi pare sia l'argomento di cui si converserà tra pochi minuti. E io colgo l'occasione per ringraziare gli intervenuti che sono qui al tavolo con me, in particolare Antonella Agnoli, che è presidente della Fondazione Federiciana e quindi un po' il motore anche organizzativo di questo luogo, della Federiciana e anche della Fondazione Montanari, in una sinergia tra pubblico e privato che io giudico assolutamente fondamentale per le scommesse e le sfide che ci vogliamo dare per il futuro, e poi Massimo Brai, che insomma, lo presento ma non ha bisogno di presentazione, già ministro dei beni dell'identità culturale, del turismo, di recente nomina presidente del Salone del Libro di Torino, quindi uno degli intellettuali che ci onorano con la loro presenza, e in particolare questa inaugurazione, e appunto mi sembra emblematico il titolo di questa conversazione che ascolterete, Il valore della lettura nel mondo nuovo, perché non c'è dubbio che questo antico strumento del libro, cartaceo, che io per la mia età tendo a preferire, ovviamente, senza disdegnare altre forme tecnologiche di lettura, viene molto discusso, viene molto interpretato alla soglia di un mondo che sta affidando alla virtualità dei sistemi operativi, anche nel campo della progettualità, quindi di quanto si fa per il futuro, altre tecniche, altre modalità. Eravamo proprio ieri alla Mole Antonelliana, alla Mole Vanvitelliana di Ancona per un convegno sulle nuove tecnologie. Ci si interrogava guardando il meraviglioso spazio che Vanvitelli progettò, insomma, qualche secolo fa, senza però informatica, senza nulla togliere alla nuova tecnologia, la qualità come era ottenibile, come ottenibile anche con strumenti tradizionali che secondo me non vanno abbandonati, ma vanno sposati con le pratiche nuove, gli strumenti e le opportunità che ci dà la tecnologia e ci mette a disposizione. Io ringrazio molto gli organizzatori perché hanno messo in campo tre giornate straordinarie, quindi lo vedrete dal programma. C'è poi questa situazione di un premio misterioso che affascina, no? Quindi anche la serata della premiazione è coinvolgente. Io credo che sia anche una straordinaria occasione per raccontare la nostra città, perché i luoghi dove ci troviamo adesso e ci troveremo nei prossimi giorni, ma anche l'opportunità che, se il tempo ce lo consente, i visitatori potranno avere di scoprire Fano, consentirà appunto a molto pubblico che non conosce questa città, che l'ha vista con occhi diversi, di scoprirla in angoli e in posizioni, in postazioni che possono attrezzare eventi di questo tipo. Ringrazio di nuovo tutti, auguro molta fortuna al Festival, all'amministrazione al suo fianco. Abbiamo detto forse troppe volte che ci impegneremo di più, speriamo che i bilanci ce lo consentano, ma questa è la nostra intenzione. Buon ascolto a tutti. Buonasera, dopo l'assessore Marchegiani prendo io la parola, sono Valeria Patregnani e qui sono in doppia veste come appunto ospite del festival in quanto sono responsabile dei servizi bibliotecari della Mediateca Montanari, ma anche come diciamo, collaboratrice del festival perché come presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche, sezione Marche, abbiamo voluto organizzare insieme a Letterari questo primo incontro di apertura. È un incontro che già dall'anno scorso abbiamo, come dire, suggerito al Festival,
e abbiamo, come dire, abbiamo condiviso la necessità di riflettere anche sul significato della lettura oggi. E, lo vogliamo fare quest'anno, ringraziamo anche il Festival, addirittura in apertura delle tre giornate, e abbiamo due ospiti di eccezione, come ha detto il nostro assessore Marchegiani, Antonella Agnoli, che ormai è ricarda per noi, e Massimo Brai, che per noi bibliotecari insomma, ha avuto un ruolo molto importante nel periodo in cui lui è stato anche ministro nel governo Letta. Ecco, noi quello che possiamo, volevamo introdurre così, insomma, facendo un po' un riepilogo di quello che è la lettura nel nostro paese. Lo sapete tutti, forse appunto siete tutti lettori e sarete al corrente di come la lettura nel nostro paese non sia particolarmente in voga. Noi raggiungiamo anche con il 2015 dati lusinghieri tra il popolo che legge, la popolazione che legge è sempre molto risicata. Le percentuali in Italia non hanno mai superato il 50% dei lettori, cosa che invece accade in altri paesi europei. Sicuramente la lettura è i libri sono poco nelle case degli italiani, e il mercato del libro stesso è un mercato che in qualche modo è in sofferenza. Se come dire, ci sono degli effetti di mercato che in qualche modo guadagnano terreno, sono quelli del libro per ragazzi, del libro per bambini e per ragazzi. Insomma, il panorama non è particolarmente fertile, insomma, è un panorama piuttosto critico quello che possiamo descrivere. E da qui appunto ci siamo chiesti, ci vorremmo chiedere con i nostri ospiti, che tipo di valore ha la lettura nel nostro paese? Il titolo è Nel mondo nuovo, ma insomma noi che tipo di valore diamo come paese, come Italia, alla lettura? Passerei la parola ad Antonella, allora. Che a me. Perché mi ha detto che non eravamo mica d'accordo così, eh. Vabbè, buonasera a tutti, molti amici, bibliotecari. Molti giovani, alcuni sono stati trascinati da me in prima fila perché mi sembrava una giornata dedicata soprattutto a loro. Non inizierò subito a fare domande io a voi, però aspettate, perché siete voi che in qualche modo ci dovete aiutare a capire perché si legge e perché non si legge, e se questo percorso che avete fatto in qualche modo, secondo voi, vi è servito per avere un rapporto differente con la lettura. I modi di leggere sono tanti, perché la domanda era che tipo di valore. Io non lo so se è solo un problema legato alla lettura, a me sembra che la cultura in generale non abbia un grande valore in Italia. Non c'è dubbio che la lettura, visto che siamo anche in questo luogo, per noi è particolarmente l'argomento su quale indagare e ragionare, però a me preoccupano molto anche le persone che non vanno al cinema, che non vanno a teatro, che non ascoltano musica, cioè è tutto questo ecosistema culturale che in Italia sembra essere, soprattutto in una parte d'Italia, che quando si parla anche di periferie, io penso che noi abbiamo una vera grande periferia che è tutta il sud, dove i dati sui consumi culturali sono veramente spaventosi, in particolare la lettura. Prima con Massimo Brai ragionavamo anche sul fatto che in fondo io lo conosco da quando era ministro e sono molto appassionata al lavoro che lui fa, anche oggi è dentro la Treccani dove è riuscito a portare anche progetti di questo genere proprio legati. Mi piacerebbe anche che tu poi accennassi a questo lavoro che state facendo come Treccani, che non è solo il tempio, il punto di riferimento della cultura italiana, ma è un luogo anche molto dinamico dove si fanno progetti anche molto innovativi.
il valore della lettura. Io non sono, ci sono queste domande: perché si legge, perché non si legge, qual è il valore? Io non riesco a dare delle risposte, non sono assolutamente in grado. Posso raccontare delle esperienze personali, il lavoro che faccio da 40 anni per creare dei luoghi in cui le persone si sentano bene e possano incontrare libri, ma come ripeto anche altri media. Sicuramente mi sono resa conto che quando la lettura è imposta è più difficile che diventi una pratica anche di piacere, no? Ma poi voglio raccontarvi un episodio, ma ve lo racconto dopo. Leggere è importante perché? È importante perché se no non si costruisce, a parte la dimensione del piacere, ma è proprio la capacità di costruirsi anche un senso critico rispetto alle cose, la capacità di leggere un articolo di giornale e di capire che cosa si sta leggendo. Voi sapete che si parla spesso di questo Tullio De Mauro, di questa percentuale molto alta di analfabetismo funzionale, che sono delle persone che anche sul far di conto, ma soprattutto sulla lettura, non riescono a capire quello che leggono, non riescono a dare un significato a quello che leggono. E questo rende le persone particolarmente vulnerabili, rendono le persone incapaci di esercitare anche dei loro diritti come cittadini. E questo invece dovremmo riuscire a farlo ogni giorno. Provate a pensare tutto quello che è successo in questi anni legato all'economia, che tocca così direttamente ognuno di noi, se noi non riusciamo a capire che cosa un articolo di giornale, un contratto. Però qui forse dovremmo anche chiederci quando parliamo di lettura, di che tipo di lettura parliamo. Quindi parliamo del romanzo, parliamo dell'appassionarci, no, a un testo letterario, parliamo anche, io credo che nelle stime che vengono fatte sulla lettura in Italia, probabilmente quando l'Istat chiede a un cittadino: ma lei legge libri? Questo pensa a tutto il mondo che si riferisce più alla dimensione intellettuale, culturale, letteraria, e non pensa che magari il manuale che ha in casa su come coltivare le piante sia un libro. Allora a questo punto chiedo io a mia volta: quando parliamo di lettura, che cosa, di cosa parliamo? No? Probabilmente non parliamo del manuale per imparare a fare qualcosa, o della lettura dell'articolo per sapere i mercati come stanno andando, stiamo parlando di qualcos'altro. Ma è così giusto parlare solo di qualcos'altro? O è un sistema più, come dire, dove tutto un po' si tiene, no? Una cosa non è senza l'altra. Sì, buonasera, io sono, devo dire, contento di essere qui. Credo me lo abbia chiesto Antonella, che era in Norvegia. Se potevo venire, subito detto sì. Ho guardato un po', ovviamente sulla rete, attraverso Google, a questa vostra manifestazione. E devo dire che poi, avvicinandomi e arrivando oggi, ho proprio l'impressione che qui si manifestino quelle che io chiamo le buone pratiche del paese. Perché? Beh, c'è un'associazione, come ce ne sono molte in questo momento in Italia, che crede nella promozione della cultura e crede nella promozione del libro, del valore del libro, della lettura. Io sono molto legato, quando si discute di questi temi, a quelle che poi sono le professioni che ci sono dietro queste molte manifestazioni che in Italia crescono sempre di più. Quindi penso a chi lavora nelle biblioteche, a chi lavora nelle scuole, a chi lavora negli archivi. Perché? Perché credo che di fronte a un paese di cui, come dire, a volte vedo gli aspetti più negativi che quelli positivi,
mi sembra che questi siano dei veri proprio presidi, no? Mi verrebbe quasi a definirli degli avamposti di civiltà nel nostro paese. Quindi le biblioteche, perché le biblioteche? Perché le biblioteche sono appunto dei luoghi in cui sicuramente ci siamo formati. Un giorno pensavo a quali sono le biblioteche che mi sono piaciute nella mia vita, anche a quelle che mi sono piaciute di meno. Queste ultime non le dirò perché non è giusto, ma spesso erano legate a forme proprio di spersonalizzazione, mi sentivo perso in alcune biblioteche. Quelle che mi sono piaciute, sono un po' disordinato, forse la Lady voleva impostare diversamente, no. Però non, mi sono piaciute, mi è piaciuta molto questa biblioteca provinciale che c'era a Lecce, dove ci rifugiavamo, dove c'era anche un racconto storico che riguardava un po' questa mia famiglia, e questo desiderio di sempre di stare tra i libri. Mi è piaciuto moltissimo quando ho studiato a Firenze il giorno in cui mi hanno ammesso alla sala di consultazione nazionale, moltissimo. Ero emozionatissimo, mi sentivo grande. Poi vedevo questi professoroni e questo mi colpì. Mi ricordo che dato un giorno, forse il primo giorno, c'era un professore che insegnava a Roma, quindi no, non era fiorentino, ma che era Girolamo Arnaldi, stava lì in quest'ultima sala, appoggiava sul tavolo anche il cappello a studiare, e io cercavo di imitarlo, di studiare come lui. E poi piano piano c'erano le bibliotecari, c'era uno straordinario proprio bibliotecario che conosceva il fondo dei manoscritti, che me li faceva conoscere, proprio mi si svelò un mondo. Poi sono arrivato a Roma e mi piaceva molto la casa natense, perché mi sembrava proprio, come dire, un angolo di casa, bella casa, posto meraviglioso. Però anche l'Angelica, perché mi ricordo che appunto un altro professore mi raccontò questo tema della discussione in Angelica, dei libri proibiti, quindi ancora una volta, come dire, univo cultura, fantasia, conoscenza. Ecco, credo che in queste situazioni uno abbia piacere di stare tra i libri. Poi ho avuto ancora una volta una grande fortuna di andare in una biblioteca bellissima come quella di questo istituto che c'è a Londra, che è il Warburg Institute, dove ho scoperto appunto che i libri si potevano anche mettere insieme per dei grandi percorsi di significato. E quindi questo secondo me appunto è proprio un avamposto di civiltà. E poi ci sono le scuole che, come dire, dove credo, soprattutto in questo momento, sia proprio un presidio anche di difesa del paese, e dove i professori, come dire, in qualche modo stanno veramente, secondo me, facendo un lavoro di resistenza rispetto a tutto quello che vedo invece nel paese che non mi piace. E gli archivi, perché io sono molto legato al tema della memoria. E rispetto a tutto questo, queste professioni sono un po' delle mediazioni culturali, ma anche sociali. E noi invece abbiamo appunto un mondo nuovo, e lo possiamo vedere in Italia, questa è una delle cose, come dire, che metto nella parte negativa, che tendiamo a distruggere le mediazioni e ogni mattina a parlarne male. Quindi parliamo male dei professori, parliamo male dei bibliotecari, parliamo male della burocrazia. Credo di aver letto una delle prime voci pubblicate in Treccani delle scienze sociali, che mi è capitato di leggere su questa bellissima opera, dove appunto la burocrazia invece è vista come qualcosa di tutto positivo, no? Sono appunto questi servitori dello Stato che fanno funzionare meglio la macchina, il termine appunto probabilmente viene dalla tradizione francese e da quella inglese. E invece oggi la mediazione è sempre vista come qualcosa di negativo. Questo sicuramente è anche un effetto del mondo nuovo, cioè del mondo digitale. Quelli più bravi di me appunto hanno scritto molte pagine sul fatto che il mondo digitale tende a superare tutte le mediazioni, a metterti in un rapporto diretto uno a uno. E questo, se notate, avviene nei giornali e avviene anche, c'è chi dice, debba avvenire nell'editoria. Quindi c'è lo scrittore che ha un rapporto diretto con chi legge. Ecco, io credo che questo sia un vero problema. Credo che invece le mediazioni vadano difese, dobbiamo lavorare molto su questo, quindi vuol dire investire molto nella formazione.
Una delle cose appunto che incominciamo a scrivere al Ministero, che poi però si interruppe come alcune altre, insomma, fu proprio quello di rovesciare proprio la concezione di come costruire un bilancio di quel Ministero dove la voce della formazione è una delle più basse che ci siano. Quindi non solo nei confronti dei bibliotecari o degli archivisti, ma in genere per tutto il personale che lavora nel Ministero. E questo secondo me è un altro dato negativo del Paese, che investe davvero troppo poco nella formazione. Chiuderei questo giro facendovi una domanda. Mi piacerebbe, per alzare di mano, chiedervi chi ha letto Il formaggio e i vermi di Carlo Ginzburg. Grazie. Poi proverò a spiegare perché. Bene, grazie. Rispetto a quello che avete detto voi, sono cose molto stimolanti, e a me viene in mente che appunto io perlomeno immagino questi posti di biblioteche o insomma di scuole come delle vere e proprie palestre, quindi avamposti, palestre, proprio perché in realtà sono servizi che curano anche il nostro benessere, insomma la lettura io la rapporterei anche a questa forma, ad una forma di benessere che comporta anche tanta fatica, un po' come il lavoro che si fa appunto per il nostro corpo, non c'è nulla di facile da raggiungere, no? E la stessa cosa è quello che possiamo e vogliamo fare con il nostro cervello, cercando di stimolarlo e di renderlo sempre flessibile utilizzando la lettura, mentre in palestra possiamo utilizzare per i nostri muscoli anche gli attrezzi per il nostro appunto cervello, non possiamo che utilizzare le parole, le immagini, le figure e i libri. Siamo, rispetto a quello che dicevo all'inizio, siamo anche in un paese dove appunto sicuramente i dati della lettura sono negativi, ma ci sono anche un sacco di tentativi, diciamo, per stimolare o per rendere vivo questo mondo. Siamo ricchi, no, di festival letterari. Io adesso non ho trovato numeri che possano essere effettivamente attendibili, però ci sono un sacco di siti che si occupano di in qualche modo elencarli, e se ne elencano tra i 70 e 80 soltanto tra quelli che vengono considerati di letteratura, no? Siamo anche un paese che non ha poche biblioteche, come dire, siamo sempre in qualche modo presi ad esempio per il fatto delle tante nazionali, addirittura delle due nazionali che non si occupano di pubblica lettura, questo lo sappiamo tutti, ma insomma sono due istituzioni davvero molto importanti che si occupano comunque di libri di conservazione, eccetera. Siamo anche appunto un paese che investe con spot sulla lettura, o comunque il Ministero ci ha provato e insomma ci sono stati fatti dei tentativi. Ecco, secondo voi che cosa servirebbe per poter fare in modo che in questo paese si possa leggere di più? Ho fatto la domanda sul formaggio e vermi, perché questo insomma è un periodo che io uso una metafora per rappresentarlo per prima me come vedo il paese, che è quella di una mela spaccata in due. E vedo che c'è una parte della mela, perché in questo libro bellissimo che scrive Carlo Ginzburg, Menocchio di un mugnaio, legge il mondo e lo legge appunto come sicuramente influenzato, probabilmente non dalle letture dirette, ma da una tradizione orale, e vede appunto che ci sono queste classi, forse potremmo dire queste classi dirigenti che hanno sempre questo, come appunto, che prendono più che dare, no? Io ho l'impressione che siamo in una fase abbastanza simile, cioè questa mela divisa in due, cioè una parte che sono le classi dirigenti che credo non vogliano proprio ascoltare l'altra parte del paese. L'altra parte del paese è quella che non si sente rappresentata, che non ha fiducia, che ieri appunto Migrantes, una delle tante associazioni che lavora bene nel paese, ci ha detto appunto che i dati sono che 108.000 persone ogni anno vanno via da questo paese, e di questi 108.000 quasi 41.000 sono tra i 18 e i 30 anni.
E qui si è aperto subito la polemica, ma forse è un bene che vadano via perché fanno esperienza. A me ha colpito, se leggete bene sul sito anche le motivazioni, che il problema è che non è vero che non fuggono sicuramente, ma vanno via principalmente perché cercano lavoro, ma soprattutto perché cercano quelle che sono le opportunità per realizzarsi. Se leggete al contrario vuol dire che questo paese non dà lavoro e non dà la possibilità ai giovani di realizzarsi, e questo secondo me è molto grave. E appunto allora in questa metà della mela metto tutti i ragazzi che magari non hanno la fortuna di poter andare via, di cercare di realizzarsi da qualche altra parte, rimangono qui. Molti di questi stanno capendo che la cultura è un modo per darsi delle risposte, allora nascono tanti festival. Io avrei tanto voluto fare un'anagrafe, non solo dei festival, ma ancora una volta la mia fissazione delle professioni che stanno nascendo, perché poi queste ragazze e questi ragazzi sanno fare un conto economico, sanno tenere vivo un festival, sanno gestirlo, quindi hanno imparato alcune nozioni di buona organizzazione della cultura. Ma capiscono anche che la cultura è uno degli, probabilmente è il vero collante che tiene insieme il paese. E qui sicuramente sono influenzato da Treccani, perché Giovanni Gentile, tanti anni fa, 91 anni fa, nel 25, quando vuole questo istituto, nel manifesto che abbiamo mostrato nella mostra che abbiamo fatto l'anno scorso per i 90 anni, si dà come principali tre obiettivi. In quei circa un anno e mezzo fa una quantità di iniziative per la cultura in Italia pazzesche, rimette in piedi l'INCEI, la rete dei convitti nazionali, fa riforma della scuola, dell'università, l'Accademia in Italia, la Treccani, a proposito di velocità delle riforme. E quando appunto fonda la Treccani si pone questi tre obiettivi. Il primo obiettivo è creare le classi dirigenti. Non molti giorni dopo gli diranno, perché nascerà una polemica tra lui, la nascita della Treccani e il Partito Nazionale Fascista, gli diranno, sarà la classe dirigente dello Stato Fascista, e lui risponderà dalle pagine del famoso quotidiano nazionale, dirà no, la classe dirigente di un paese che si è unito non molti anni fa e che non si è ancora posto il problema di una classe dirigente. Il secondo obiettivo è quello appunto di lavorare sul tema delle identità culturali del paese, e non a caso vuole quest'opera che è il dizionario biografico degli italiani, e l'osservatorio su come la lingua italiana cambierà, stia cambiando, che secondo me è una straordinaria intuizione, perché da una parte c'è la Crusca che lavorerà sulla lingua storica e dall'altra c'è una lingua viva, e lui intuisce che bisogna seguire nei suoi cambiamenti. E il terzo obiettivo è quello appunto di assegnare alla cultura questo ruolo appunto di tenere insieme le tradizioni del paese. Ecco, io credo che siamo tutti e tre molto attuali. Giustamente Valeria parlava appunto di questo lavoro che può dare anche benessere, palestra. Tutto questo noi lo stiamo contrapponendo a una lettura della cultura come utilità, no? È il Ministero dell'Economia, è il petrolio del paese. Io credo che non ci sia nulla di più sbagliato se noi vogliamo rendere, come dire, dare un valore economico a tutto questo. La cultura è quello che ci ha fatto italiani, è quello appunto che ci permette di sentire, di avere questo rapporto diretto con l'arte, col paesaggio, che è una cosa che almeno dal Rinascimento proprio è il nostro DNA, come hanno detto tanti storici dell'arte. Però, per esempio, mi sono trovato a Torino, dove dei ragazzi studenti di una bellissima biblioteca, che è quella di storia dell'arte dell'università, avevano messo in piedi una grande protesta perché la biblioteca era aperta solo alcuni giorni a settimana per un rapporto tra visitatori e le risorse che in base ai visitatori venivano dati. Io credo che sia sbagliato tutto questo, no? Dicevo prima, prendendoci un caffè, che mi colpisce il tema appunto che appunto un archivio o un museo, se non ha visitatori, allora probabilmente dobbiamo discutere se può stare aperto o meno.
Beh, è complicato se noi leggiamo non solo così la cultura, così la biblioteca. Di sicuro stiamo immettendo dei valori e delle pratiche negative, soprattutto verso le nuove generazioni. Non li avviciniamo alla cultura. Mi è capitato, insomma, che un mio amico, veramente a cui insomma, ero molto legato, purtroppo è morto giovane quest'estate. Mi aveva mandato, quando stavo al ministero, una foto insomma, di agosto 2014 con sua figlia al Louvre, in una delle sale principali, e vi giuro, insomma, non ci si riusciva a muoversi per la gente che c'era. E lui mi aveva mandato questo messaggio dicendo: ma forse non è meglio fargli vedere questi quadri in un libro piuttosto che in mezzo a questa folla. Ecco, questo è un altro tema come dire, che pongo lì per discutere. Insomma, probabilmente questi musei, come appunto una biblioteca, dovrebbero davvero essere visti come una parte del nostro patrimonio, ma da tutelare, non perché io sia contrario alla valorizzazione, no? Questo è un esempio di ottima valorizzazione. Cioè, c'è un privato, appunto, che ha capito il valore di questo luogo, ha capito che si può investire in cultura e probabilmente lo ha fatto perché riteneva giusto questo, in una tradizione storica del nostro paese. Credo che invece sia sbagliato ogni volta che noi vogliamo pensare che il Colosseo oppure un altro monumento può diventare qualcosa che ci fa guadagnare denaro. Ma ripeto, non perché sia contrario, ma perché penso che sia proprio sbagliata la lettura. E credo che questa lettura rientri in quello che stiamo vivendo, cioè che noi abbiamo finanziarizzato tutta la nostra esistenza. E quindi ormai è utile solo ciò che ci porta denaro. E uno dei danni maggiori che vedo in questo è che non riconosco più le vecchie sane categorie, cioè mi sembra che ci si ragioni tutti nello stesso modo, per cui se un signore viene e dice voglio investire per costruire in Sardegna tot metri cubi e porto lavoro, noi non importandoci nulla di un piano paesaggistico siamo capaci di dire benissimo. Si iniziano i lavori di cementificazione della Sardegna. Poi dopo 20 anni scopriamo che il turismo non è come quello spagnolo. Questo mi fa ridere, poi ci ma perché in Italia non arriva tanto turismo come in Spagna? Perché in Sicilia non arriva tanto turismo come alle Baleari? Beh, sarebbe molto divertente andare a chiedere ai tedeschi perché non vengono, no? E le risposte sono quasi sempre queste. Che non abbiamo invece al contrario i voli per raggiungere la Sicilia, che spesso abbiamo fatto una scelta di un turismo appunto dai grandi alberghi messi in mezzo alle coste, quando invece il nostro paesaggio ci avrebbe chiesto di fare un turismo consapevole di questo paesaggio e quindi magari con gli alberghi diffusi. E queste risposte non le do io, insomma, che non voglio sembrare contrario. Ripeto, un modello, ma lo danno quelli che si chiamano gli utenti. Ecco, allora forse noi dobbiamo davvero rovesciare i modelli con cui abbiamo pensato il paese negli ultimi, non lo so, 30, 40 anni e incominciare a costruire un modello diverso. In questo, i festival per me sono di grandissimo insegnamento. Allora, intanto io vorrei pensare che le persone che hanno fatto l'esperienza, che ha fatto Massimo Drahi, di entrare nella Nazionale di Firenze, di andare all'Istituto Warburg a Londra, di frequentare questi luoghi straordinari della nostra cultura, sono poche. Erano un'elite ai tempi in cui le frequentava lui, sono pochissimi ancora meno oggi. Allora, io da quando faccio questo lavoro, che considero un po' una militante, tendo a preoccuparmi, ad occuparmi soprattutto di tutti quelli che non accedono, che non avranno mai la possibilità di accedere. E probabilmente più andiamo avanti, più diminuiscono queste possibilità. Perché l'investimento che è stato fatto
negli anni in cui io andavo a scuola, gli anni 60, era un investimento dove, ad esempio, la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media. Io ho cominciato a lavorare a Spinea nel 73 e tutte le scuole erano scuole. Spinea è un paese vicino a Venezia. Erano tutte scuole a tempo pieno, erano tutte scuole dove i ragazzini facevano i compiti a scuola e poi, usciti da scuola, magari venivano anche in biblioteca. Allora, oggi tutto questo sembra essere messo un po' in discussione e se uno, e questa è la mia grande preoccupazione, non nasce nella famiglia dove il papà porta quelle bambine a fare l'esperienza al Louvre, pochissime famiglie, non avrà mai nessuna di queste opportunità. E quindi io, come cittadino, come operatore culturale, voglio fare in modo, per quanto riesco, a far sì che aumentino le persone che possono avere accesso a questi consumi culturali. Questo è il mio obiettivo. Per cui io sono assolutamente d'accordo sul non trasformare in un luna park qualsiasi luogo del nostro paese, però non sono per nulla d'accordo nel mantenere questi luoghi fermi e gestati, perché questi luoghi devono diventare dei luoghi invece includenti, capaci di accogliere, di abbattere quelle famose barriere psicologiche, sociali, culturali che i nostri luoghi della cultura si portano dietro. Biblioteche come questa, come la biblioteca di Pesaro e tante altre biblioteche che hanno fatto lo sforzo fin dall'inizio di caratterizzarsi in un altro modo, sono sicuramente riuscite ad intercettare. Ma quanto? Purtroppo neanche queste più di tanto, perché anche se hanno allargato la base rispetto ad altre biblioteche, quindi rispetto alla Federiciana, rispetto all'Oliveriana, che da questo punto di vista sono molto simili molte delle cittadine marchigiane, certo, io mi ricordo quando ero a Pesaro, l'Oliveriana aveva due pubblici, un pubblico di una o due persone forse alla settimana che veniva ammesso nei posti dove voleva, come dire, dove Brancati ti consentiva di essere ammesso. E quindi anche con questa, io mi ricordo che Brancati, che era il direttore, si lamentava molto con l'arrivo di SVN, che è questo sistema che consente di catalogare i libri e quindi di localizzare i libri in ogni posto, perché fino a quel momento era lui che decideva chi doveva vedere i libri. E invece, finendo in SVN, e dall'altra parte, quindi un istituto straordinario come l'Oliveriana, che però era molto chiuso rispetto alla città e chi ci andava erano solo degli studenti con i loro libri che non accedevano a tutto il resto. Io mi ricordo che ero andata a trovare Brancati per dirgli: noi stiamo aprendo questa nuova biblioteca, voi siete la storia, la straordinaria storia e cultura di questa città, noi siamo un luogo nuovo, lavoriamo insieme, noi senza di voi costruiremo qualcosa di diverso, qualcosa di meno interessante. Qui c'è la persona che mi ha voluto e con la quale ho fatto il percorso a Pesaro, e si ricorda anche lui, lì non è stato possibile iniziare questo percorso, come purtroppo non è stato possibile in tanti altri posti d'Italia. Allora, come riuscire a far sì che luoghi nuovi, diversi, contaminino in qualche modo e aprano e rendano più accessibili anche quei luoghi? E questo è un primo tema. Quindi non è la non. Come dire, non voler la valorizzazione come possibilità per le persone di poter accedere a quei contenuti che stanno lì dentro, perché se no non vengono valorizzati. Festival, premi letterari, sono tentativi utili? Sembrerebbe di no, da come sono poi le statistiche. Noi abbiamo circa 3.000 premi letterari. Sostanzialmente metà dei comuni italiani hanno un premio letterario. Quanti sono i festival? Probabilmente molti di più di 70. 70 sono quelli che riescono ad avere risonanza sui giornali, ma anche qui il sud ne ha molti meno, ma nel centro-nord non c'è cittadina che adesso non abbia il suo festival.
Molti di questi, tra l'altro, amministratori ti dicono che i soldi non li mette l'amministrazione, ma sono soldi che vengono, che sono fondazioni, istituti locali. Contemporaneamente viene chiusa la biblioteca, cosa che sta succedendo in moltissimi posti. Io sono stata invitata a un festival in un posto da un gruppo di cittadini che è riuscito ad avere uno spazio all'interno di questo festival letterario per poter parlare della biblioteca, denunciando della biblioteca che è stata chiusa. Allora, questo è un paese assolutamente schizofrenico da questo punto di vista, ma dal punto di vista della, come dire, dell'aumento e della crescita della lettura, di sicuro tutto questo sembra non servire se i dati sono questi. Allora, prima vi ho detto, Massimo Brai, ricordando la Norvegia, mi ha dato anche la tua per raccontarvi questo servizio di cui ho trascritto e i colleghi bibliotecari potranno leggerlo nel prossimo numero di biblioteche. A Oslo e poi anche a Stoccolma hanno aperto un servizio, molto brevemente ve lo racconto, rivolto ai ragazzini dai 10 ai 14 anni, perché si sono accorti, e questi sono paesi che hanno ben altri indici di lettura rispetto a noi, che i ragazzini prima leggono, nati per leggere, le scuole, le biblioteche, l'editoria che vende moltissimo per quell'età. Ma poi c'è questo momento di crisi, che tra l'altro è una crisi che avviene nel momento in cui i ragazzini sono più fragili, più deboli, alla ricerca dell'identità e dove si determina di più di qualsiasi altro momento della vita il tuo futuro di lettore, sessuale, di relazioni con il mondo, eccetera, eccetera. Hanno fatto un laboratorio con molti ragazzini per decidere questo spazio 10-13 o 10-15, perché ce ne sono due, uno. Quello di Stoccolma 10-13 e quello di Oslo è 10-14. Cosa avrebbero voluto? Uno spazio totalmente loro, dove gli adulti, genitori, insegnanti, allenatori non possono entrare. Io sono entrata perché mi sono messa in ginocchio piangendo, dicendo vengo dall'Italia, non mi potete non far entrare. Non entra nessun adulto, su richiesta dei ragazzini, che dicono, perché noi non ne possiamo più, di avere adulti che ci dicono cosa fare, cosa leggere, come comportarci, e ci schiacciano, no? Tra l'altro, tra i bambini più piccoli e quelli un po' più grandi, gli adolescenti di cui ci si occupa. Allora, quello che poi potrei raccontare, un servizio straordinario del quale mi sono molto appassionata, che cosa mi ha colpito? Che i bibliotecari norvegesi, forse un po' più, come dire, un po' più militanti, un po' più attrezzati, forse con delle possibilità, ma soprattutto chi l'ha voluto questo servizio è stato l'assessore del comune di Oslo, quindi molto voluto dai decisori politici e anche molto voluto nel fatto di non fare entrare gli adulti, e che si sono accorti che quello era il momento di calo della lettura e su quel periodo si gioca molto il futuro dei lettori. Allora è questo che secondo me manca nel nostro paese. La capacità di ragionare a fondo sui dati che abbiamo, sulle realtà che abbiamo ne parlavamo anche questa mattina nel nostro CDA, sugli servizi che noi diamo, effettivamente poi essere capaci di valutare se servono o non servono, ma non perché vogliamo dal punto del business fare più biglietti, le biblioteche sono gratuite. A me non interessa neanche di avere più lettori, più utenti, più libri imprestati. Quello che voglio capire è qual è il beneficio sociale che un luogo di questo genere provoca in una cittadina. Si parla molto oggi di salute e cultura, ma non solo salute, perché si sa che se tu vieni esposto a certe pratiche culturali, malati di Alzheimer, e su questo c'è una letteratura infinita. Però non c'è dubbio che si vive meglio in un luogo in cui si investe di più, e quindi sei anche, come dire, è più facile anche essere, come dire, di zucca più sani, no? Se sei in un posto che però questo è un investimento che io continuo a insistere deve essere fatto dal pubblico. Non può essere che noi rinunciamo, e quindi ci sono le priorità. Io l'ho detto pubblicamente, la priorità in Sicilia non è il popolo, ma sono tutte le scuole che si potrebbero fare, le biblioteche che si potrebbero fare con quel punto. Adesso non voglio dire, è una battuta facile,
ma ogni comune può fare scelte di questo genere. No, voglio dire soltanto ad Antonella che è già la seconda volta che ci capita di discutere di questo. Vorrei chiedere, non è facile, come dire, cercare di fare un po' chiarezza. Trovo veramente che è una lettura molto, non so, vetero qualcosa quella che lei fa, no? L'Italia non è mai stato il paese che tu stai raccontando. In Inghilterra il 30% delle persone che potevano accedere all'università e alle biblioteche, purtroppo è rimasto ancora oggi, erano le fasce più basse con borse di studio, quindi al Harvard probabilmente dei 15 ragazzi 5 avevano una borsa di studio, quindi non c'era nessuna elite. L'Italia, sino agli anni 90, 89 per l'esattezza, era superiore alla promozione, perché questo paese aveva inventato una cosa nell'Ottocento che si chiamava economia sociale, e dopo che si chiamava Stato sociale, e tutto il mondo ci ha invidiato. Io sto dicendo no, scusa, tu non hai detto questo. Hai detto che hai il timore che in quelle biblioteche andavano poche persone, l'ho scritto, e quindi che sei preoccupata della quantità di accesso ai beni culturali. Ti invito a riflettere, perché oggi il luogo di maggiore accesso ai beni culturali nel mondo si chiama Google. L'accesso alla conoscenza nel mondo è per il 92,5% attraverso Google. La maggior fonte di accesso ai libri si chiama Google, Google Books, 64,7%. Allora io ti invito a fare molta attenzione, perché ti invito a chiederti che c'è dietro Google. Dietro Google c'è un motore semantico che si chiama per frequenza d'uso, cioè vuol dire che se quel libro che 7 quasi persone su 10 consultano, quel meccanismo di motore che si chiama SEO, che è basato in base a quanto quel libro viene richiesto, non è abbastanza richiesto, quel libro scomparirà. Io faccio sempre l'esempio, c'è un famoso libro del Petrarca, che credo siano dei libri alla base di quello momento storico che tutti amiamo, l'umanesimo rinascimento, che forse su Google quasi non trova un ragazzo. Perché non lo trova? Perché quel libro non è utilizzato. Di questo dovrebbe preoccuparti. Quindi non è un problema di quantità, ma è un problema di qualità. Di qualità di accesso alla cultura. Che dovrebbe preoccupare, perché se io leggo la riforma della scuola, noi stiamo più o meno copiando gli stessi meccanismi. Per questo ci tenevo a ragionare sul mondo nuovo. Cioè, bene o male, il professore scompare quasi nella riforma, no? Tu hai una catena abbastanza gerarchizzata, no? Con quest'idea appunto che la possibilità di decidere dovrebbe facilitare le cose, credo che siano le tante balle che ci vengono dette, e con quest'idea appunto di seguire questo meccanismo, per cui c'hai il testo breve, che è la pillola con cui noi dobbiamo trasmettere la cultura. Credo che la riflessione, se mi posso permettere, la Norvegia è la stessa cosa. Ti vorrei ricordare che negli anni 80-90 in Italia furono lanciati per gli ospedali due grandi progetti, uno di fare in ogni ospedale una biblioteca e uno di portare in ogni ospedale l'arte. È stato un disastro. Ma non perché il nostro paese non è un paese democratico, è un paese elitario, ma perché la politica si è mangiata i soldi, dei soldi che andavano per le biblioteche e per l'arte degli ospedali. Questo è il tema del paese. E questo è il tema che con coraggio dobbiamo affrontare. Non è che i beni culturali non riescono a salvare le biblioteche perché non ci sono i soldi nel paese. Perché la politica ha deciso di investirli oggi nel fondo del ponte della Sicilia e ieri sul Mose. E poi dopo un po' di anni scopriamo che ci sono furti per 2 miliardi di euro nel secondo caso e non sapremo quanti del primo. E 2 miliardi e 6 per una linea di metropolitana a Roma. E questi sono 4 miliardi e 6 che Cantone, non io, ha detto. E voglio ricordare che il bilancio totale dei beni culturali è 1,5 miliardi. Quindi sarebbe bastato che quei soldi non venissero utilizzati male per dare 3 annualità dei beni culturali. Quindi non è un problema che il paese ha un atteggiamento, perché questo è quello che ci vogliono far credere, come dire, purtroppo le classi dirigenti. Quindi che chi è contrario a questa cosa ha un atteggiamento elitario, per niente. Io credo che questo sia un grandissimo paese che ha capito
che appunto l'economia sociale era un grandissimo modello inventato in questo paese e che è stata smantellata sistematicamente ancora oggi da una politica cieca, dove io non riconosco più la destra dalla sinistra, parlano lo stesso linguaggio. Perché vi faccio presente che una legge di cui secondo me noi dovremmo parlare sempre, soprattutto con i ragazzi, è lo Sblocca Italia. Lo Sblocca Italia è un cattivo esempio proprio di rispetto delle norme, perché oltre la metà delle norme, che sapete, questa legge con cui il paese è lento su tutto, tutte le colpe sono dei beni culturali, tutte le colpe sono le sovrintendenze. Allora, per aggirare queste lentezze, noi diamo il permesso a tutti di andare in deroga alle norme e fare quello che vogliamo. Questo dice quella legge. Quindi se tu devi fare la terza corsia sulla Napoli-Bari, decide l'amministratore delegato di autostrade, non decide chi difende il paesaggio. Questo noi vuol dire che potremmo lasciare ai nostri figli, probabilmente, un'Italia del tutto rovinata da questo modo di fare. E questo è quando io dico appunto che non distinguiamo più, che dobbiamo fare un po' più di attenzione. Questo è un paese che non ha i piani paesaggistici, che con uno sforzo enorme in 10 mesi siamo riusciti a vararne 2. Ma la prima volta che si è discusso di piani paesaggistici è nel 1981. Mi piacerebbe capire perché in 35 anni non siamo riusciti a fare i piani paesaggistici. Quanto denaro abbiamo sprecato ancora una volta? E ogni volta che piove, questo paese incomincia a franare. E questa è quella metà della mela in cui poi la gente non crede più. Perché non è populismo, le persone non ci credono più a questo modo di governare il paese. Allora noi dobbiamo ricostruirlo. E scusami ancora una volta, i festival sono la risposta a questo senso di sfiducia. Perché quando io vado a Reggio Calabria e si fa un festival contro appunto tutte le forme di non trasparenza nelle buone pratiche, e lo fanno i ragazzi in maniera con volontariato, perché se tu gli chiedi ma perché non avete chiesto le risorse agli enti comunali, perché ti dicono perché gli enti comunali te li danno dopo 4 anni, però anche qui gli enti comunali probabilmente non li hanno perché hanno tagliato anche lì tutto. E allora secondo me quello che almeno a me sta insegnando e mi sta dicendo quello che sta succedendo nel paese è che c'è una società che si sta organizzando quasi da sola, che da una parte mi piace molto, dall'altra mi preoccupa ovviamente. E ripeto, e quando sono arrivato qui il festival mi dava proprio quest'idea, mi dava proprio l'idea il festival, il premio, mi dava l'idea appunto del mondo delle scuole che reagisce nonostante, forse vi siete, veramente ci siamo dimenticati, ma un anno fa ci si alzava dalla mattina alla sera dicendo che i professori sono sfaticati, che non hanno voglia di aggiornarsi. E la stessa cosa si dice, credo, degli amministratori locali, la stessa cosa probabilmente dei bibliotecari. Così il paese lo perdiamo, non lo teniamo unito. E invece mi sembra che queste manifestazioni dimostrino una forza volontà di stare insieme. Però, diritto piccolissimo. C'è stato un totale fraintendimento e credo di essere stata evidentemente incapace di spiegarmi. Comunque, quando io parlavo dei festival, era una sollecitazione diretta di Valeria che diceva quanto influiscono i festival sull'aumento di lettura, e io ho fatto un ragionamento su questo. Dopo l'analisi socio-antropologica, anch'io sono stata al Festival di Lamezia Terme dove fanno un lavoro straordinario, ma questa è un'altra cosa. Io sto facendo un ragionamento su quali sono i pubblici dei festival, soprattutto letterari, e quanto incidono tutti questi nell'aumento di lettura, perché questo poi è il tema della giornata. Tra l'altro uno va a Mantova e vede, non so quanti libri si vendano, probabilmente molti, ma l'impressione è che le persone vadano più per incontrare, toccare, vedere da vicino l'autore preferito che poi acquistare il libro, però non voglio fare valutazioni. L'altra cosa, io dicevo che una volta ad alcuni luoghi l'accesso era riservato solo ad alcune elite del paese.
Poi ci sono stati gli anni di 60, 70, 80, che sono stati anni dove si è cercato di democratizzare tutto questo. A me pare che ora si stia ritornando indietro. Questo è stato il mio discorso. E quando io dicevo esattamente come allora l'accesso ad alcune biblioteche era riservato ad alcune persone, non possiamo, adesso sta ritornando in maniera completamente diversa, oggi è uno svantaggio di altro tipo, sta ritornando nello stesso modo questa impossibilità, incapacità di offrire dei servizi aperti e per tutti. Per quale motivo? Questo è da indagare, sono, ma non siamo assolutamente d'accordo. Mi dispiace. Bene, allora non so se ci sono delle domande dal pubblico, perché il nostro incontro sta quasi per concludersi, poi la tua letteraria prosegue. Quindi se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, è questo il momento. Altrimenti continuo io, non so se c'è qualcuno. Sì, un attimo. Io credo di aver notato, non so, ho capito male sicuramente, una contraddizione tra la prima parte del suo discorso e la seconda, no? Il fatto che non ci sia più un rispetto della mediazione. Quando poi lei invece dice che si costruiscono rapporti diretti all'interno dei festival, eccetera, eccetera, il discorso della mediazione decade, per forza. Io medio anche quando parlo tu per tu con una persona, non ho bisogno di un intermediario per... Quindi questo discorso che si riflette contro la politica per tutto il malaffare, il malcostume, la corruzione che c'è, vuole proprio eliminare quel tipo di mediazione. Grazie. Ci sono altre domande? Rispondi. Sì, certo. Io dicevo che il mondo digitale esalta le mediazioni, no? La disintermediazione è uno dei fondamenti del mondo digitale. Facevo l'esempio che addirittura c'è chi dice che noi possiamo non avere più bisogno degli editori, perché l'autore scrive il libro, lo costruisce da solo su una qualunque delle tante piattaforme che ci sono su rete, e uno lo può comprare risparmiando la filiera delle professioni. Credo che sia un errore questo. No, nei festival dicevo un'altra cosa, che noi non abbiamo bisogno, cioè i ragazzi spesso non riescono ad avere la mediazione della politica, non perché magari non sarebbero contenti, ma perché mi capita più volte di sentire che non riescono ad essere aiutati in questo lavoro. Erano questi i due esempi. No, una cosa che per esempio che io mi chiedo, lo chiedo ad Antonella perché magari può essere interessante discutere, io sinceramente ho qualche dubbio che si legga di meno, cioè io alle statistiche non so se credo, e faccio degli esempi per cui me lo chiedo, forse sbagliando, veramente qui non lo so. Ma insomma, se i ragazzi comprano i libri su Amazon, e secondo me utilizzano molto questa piattaforma per risparmiare, perché ormai insomma sanno benissimo come fare anche ad avere un abbonamento che magari non fanno attraverso il provider italiano e quindi non pagano nemmeno la spedizione, e noi probabilmente non abbiamo quella traccia di quanto si legga attraverso questo tipo di lettura. E poi tutta la lettura breve, no? Questa appunto che sta avendo un grande successo, la lettura nelle piazze, la lettura attraverso appunto alcune piattaforme che sono nate, alcune secondo me anche ben fatte. Anche questa forse ci sfugge, ma non è un modo in cui ancora una volta si sta cambiando il modo di leggere? E forse non sarebbe anche qui invece utile lavorare sui mestieri e sulle mediazioni, accompagnare questi cambiamenti? Non lo so, sono delle domande che pongo a chi sicuramente ne sa di più di me. Ma i bibliotecari in giro per il mondo e anche in Italia stiamo cercando di non chiamarli più bibliotecari ma facilitatori o mediatori, quindi va già da sé che la professione ha capito che lo snodo è quello di essere delle figure di mediazione tra
ma non solo tra le persone web, ma anche di mediazione tra relazioni, tra persone, età, provenienze culturali e sociali, e teniamo conto le provenienze culturali, no? Che sono una cosa della quale non abbiamo mai parlato, che sono un elemento fondamentale oggi. Io in questo momento sto ospitando per 9 mesi un profugo. Sono, oltre al fatto che trovo la mia famiglia da quando è arrivato molto più ricca, ma sono assolutamente, come dire, innamorata della sua voglia di imparare tutto, della sua voglia di leggere, di guardare, di vedere, di saltare, di ascoltare. Cioè, proprio una fame, una sete che io raramente incontro. Ho ospitato per un po' di tempo mio nipote che faceva l'università, era proprio di ingardaggine totale, no? Soprattutto messo a confronto. Allora noi ci ritroviamo, e anche molte delle nostre aule scolastiche, io lo vedo in molte biblioteche, Bologna, io sono stata prima perché è stato un percorso lungo quello per arrivare ad adottare questo ragazzo, CTO, varie. Quanto chiedevo ai ragazzi, ma voi il vostro tempo dove lo passate? Non ce n'era uno che non dicesse che il suo tempo non lo passava in sala borsa a Bologna, in una delle biblioteche di quartiere. Allora, questo ruolo, dove lo mettiamo? Ma non voglio iniziare a parlare, perché tra l'altro queste sono delle persone che sono, rispetto alla lettura, rispetto alla voglia di apprendere, di conoscere, perché sanno che attraverso anche quello può cambiare il loro futuro. E quanto dei nostri giovani questo futuro un po' scippato, questa sfiducia, no? Perché poi il termine, quando leggiamo queste statistiche, io questa mattina venendo giù in macchina ascoltavo tutta la città ne parla, ed era esattamente su questo argomento di una città medio grande che ogni anno se ne va all'estero, no? Perché 108.000 abitanti è la dimensione di una città. E ho pensato a quanti dei miei amici, degli studenti di mio marito, sono all'estero, ma ci sono andati perché lì hanno trovato lavoro e tornerebbero di corsa in Italia, ma non ci possono ritornare. E questo è accaduto anche recentemente in uno stato che non è stato, che sta tanto meglio di noi, che è la Francia. Io ho due amici, tutti e due palermitani, che sono andati lì e hanno trovato uno posto come ingegnere e l'altro posto in una società di consulenze. E l'hanno trovato così e gli hanno fatto un contratto subito. Erano bravi, avevano voglia di fare, li hanno presi. E tu dici, ma com'è possibile che questo non accada da noi? Ma non voglio adesso... Allora, questo era un primo ragionamento. L'altro ragionamento è la lettura. Lettura, cultura, cioè queste parole, no, che sono troppo grandi, troppo piene di significati, no? Un intero festival dedicato alla cultura, di cosa stiamo parlando, cosa significa, no? Io sono andata l'altro giorno proprio perché a prendere la definizione del dizionario Treccani di cultura, no? E l'ho letta a queste persone, ho detto, dobbiamo almeno avere una griglia di riferimento quando parliamo di qualcosa. Ecco, la lettura. Non c'è dubbio che in Italia non si è mai letto molto. No, 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 non è che adesso, secondo me, si legge secondo quelli che sono i canoni tradizionali della lettura di più di una volta, perché non si è mai letto molto in questo paese, anche per quello che dicevi tu, per un'alfabetizzazione molto tardiva, eccetera, eccetera. Credo che anche le misurazioni sulla lettura, purtroppo molto spesso sono lettura vendita di libri, quindi con un grande equivoco, perché non è la stessa cosa. La vendita del libro è diminuita, ma è diminuita perché? Perché probabilmente la gente, è vero che ha meno tempo di leggere, ma perché c'è stato l'impoverimento. L'altro giorno parlavamo di questo in un posto, c'è un signore che si è alzato e dice: è vero, io prima acquistavo un libro al mese, adesso un libro alla settimana, adesso con il cavolo che compro un libro alla settimana, non me lo posso permettere. Quindi quello che ha influito, no, sulla vendita del libro e quindi anche su questa valutazione sulla lettura, credo che siano dati totalmente sballati, no, per l'ennesima volta.
che si legga di più. Anche qui, che cosa si legge di più? Che cosa intendiamo? Cioè, quando parliamo di lettura, vogliamo parlare di un libro letto dall'inizio alla fine, nel quale ci siamo appassionati, Guerra e Pace, un classico, o parliamo anche, no, della lettura di cui frammentata, di cui parlavi adesso? Quanti che vediamo che hanno... Mio nipote, quello che dicevo prima, lui legge tantissimi libri a pezzettini nel suo cellulare. Quella è lettura o non è lettura? È lettura. Allora, certo, passare da questo a tutto quello che invece la lettura dovrebbe creare, conoscenze, capacità critica, è un'altra cosa. Parliamo solo di lettura, anche se leggo un bugiardino è lettura. quindi anche su questo forse bisognerebbe intenderci un po' meglio. Questi ragazzi hanno fatto percorsi differenti, no? Perché è stato percorso invece, avete letto degli autori, avete incontrato gli autori, avete incontrato i traduttori, e quindi mi piacerebbe fare io veramente, anche perché noi stiamo parlando senza sentire le persone che hanno fatto direttamente questa esperienza. Quindi qualcuno che ci racconta che cosa è stato per lui leggere questo libro, mi sembra più importante di quello che io sicuramente ho da dire. Valeria. C'è qualcuno dei ragazzi che vuole raccontarci in due parole e chiudiamo con un vostro racconto. Com'è andata questa edizione di Letteraria? Noi abbiamo i dati e sappiamo che insomma di anno in anno questa manifestazione è cresciuta, ma lo dico anche perché abbiamo un'occasione, Massimo Brai potrebbe insomma in qualche modo, se conosce meglio questo festival, darci una mano, darci almeno qualche consiglio sicuramente. C'è qualcuno che ha voglia di dire qualcosa su, anche una prof, mi va benissimo secondo me. Così chiudiamo con una, infatti, la conoscenza diretta, no? Nessuno, siete troppo timidi, insomma, quindi i lettori sono timidi, e questo è, non vogliono, non amano cambiare. Avete fatto parte di gruppi di lettura fino all'altro giorno, quindi avete parlato. Comunque, ecco, non so se ci sono altre domande. A questo punto io chiuderei l'incontro, perché poi prosegue tutto il resto del festival. Allora, sicuramente, secondo me, quello di cui avremo bisogno è parlare un po' di più della lettura come valore. In realtà, insomma, si parla un po' tanto di massimi sistemi, quando si parla di lettura si parla di tantissime cose insieme. In realtà sono venute fuori tanti quesiti, sono tante le riflessioni che potremmo fare, e sono giuste secondo me porle proprio all'inizio di una 3 giorni di letterarie, perché probabilmente qualche risposta la troveremo incontrando altri autori, frequentando gli incontri che letterarie ci propone. E quindi niente, qui siamo in chiusura, vi salutiamo e vi lasciamo al resto del festival, ringraziando tantissimo l'assessore Marchegiani che ci ha accompagnato, Antonio Marani e Massimo Brai. Grazie tantissimo.